Ma porca troia! Non messo da dire. Fatti guardare, ma che sono, ti sparo nell'ano. Ragazzi, questo è il grande confronto che tutti voi stavate aspettando. Il confronto del secolo, il confronto tra Glock. Diverse marche, diverse generazioni di Glock. Iniziamo. Ok, cominciamo, mi ero già rotto il paio di parole così. Ragazzi, siamo qua oggi riuniti per fare un cazzo di confronto che voi avete richiesto. Che noi seguiamo le vostre richieste, che noi siamo felici, voi siete felici. Salcarms G17. VE G17 terza generazione. VE 17 quarta generazione. Ragazzi, questo confronto sarà soprattutto per capire quale di queste pistole spara meglio, è più figa, sicuramente la mia, perché sicuramente la fermo. Ah, infatti funziona bene la tua. Sì. Funziona bene, non è come la tua che partono i pezzi quando spari. Quindi partirà anche te. No, la sua è qualche generazione più vecchia. Ah no, la canna è uguale, la canna è la stessa. Allora, questo ovviamente sarà un video informativo, sicuramente, esatto. Ma sicuramente non serio, perché non potremmo essere seri a fare una cosa del genere. Cioè, anche perché noi ci proviamo, ma non ce la facciamo. Non ci proviamo. Allora, ragazzi, comincio io. Per quale motivo dovessi comprare la Sark Arms, che costa 20 euro in più di quella lì? Quanto hai pagato te? 100 euro. 95. Ah, costa 5 uguale, euro in più. Ma uguale. Allora, il costo è identico, quindi uguale. Già su questo non potevo dire che il prezzo più alto no, uguale, maggiore uguale. Qualità. Abbiamo tre confronti uguali, perfetto. Allora, ragazzi, cominciamo con le dire che i miei caricatori sono più fighi perché vanno solo sulla mia. Anzi, dirò di più. No, sai perché? Perché questo significa che non c'è un mischio tra razze. Ah, ok. Questa è l'originalità, rimane originale. La Sark Arms legge soltanto i caricatori Sark Arms. Che merda. Cioè, no, ragazzi, cioè tu andresti, tu ti metteresti insieme a un assassino? No, a un traditore dato razza? No, questa... La purezza, no, questa è purezza. È come l'ideale della razza aria. Questo è Hitler. Fa solo bene la razza aria. Stai arrampicando su dei vetri che non esistono. E questo, ragazzi, ovviamente è sicuramente un pro della mia pistola rispetto a loro. Dai, di cose serie. E questa è una cosa seria. Per serie, dico sì. Ma proprio. Allora, dai, cercando di essere seri, questa pistola qua. Beh, diciamo, provata, il pro e il contro. L'ho provata con il suo caricatore VE. E il suo in effetti sono identici, non cambierebbe nulla. E questo caricatore, questa pistola legge soltanto il caricatore Sark Arms. Con questa ha dei problemi nello sparare, ha dei problemi nello scarellamento. E anzi, in estate, in inverno non spara proprio, cioè proprio non va neanche. Allora, ovviamente stiamo parlando di pistole a gas, quindi per 6 mesi d'inverno la appoggiate lì e la guardate lì, cazzo quanto è. Quanto è bella, non posso dudarti. Poi, questa è l'unica pistola delle tre che ha i loghi serigrafati bianchi. Ok, noi ce li abbiamo incisi. Cosa sono incisi o in serigrafati? No, serigrafati, noi incisi. Sono verniciati. Vabbè, dai, poi. È verniciati di bianco, quindi sono molto, molto più fighi, perché comunque si vedono di più. E basta. Lo smerdiamo. Tranquillo, che poi lo smerdiamo. E in più io ho anche un'altra cosa in più, il carrello qua sotto, c'ho proprio il logo della Sark Arms scritto... Entro in comando Cobra! Così, perché è come tanto c'è già nella recensione, scemo. Insomma, c'è tanto in comando! Così allora saltiamo un po'. È l'unica cosa che potrei dirti che ti invidio, basta. E poi c'ho qua sotto... No, anche il vostro luminoso, cazzo. Non posso dire un cazzo, ragazzi, ma cagare! Se più sono rispetto a quello... Ok, scusate. Ok. Continuate. No, dai, come tiro? Come tiro spara veramente molto bene. Tiro. Spara molto bene, ma spara più bene la sua. Ok, dai. Più bene la sua. Più bene. L'italiano. Ma l'italiano scorreggiuto proprio. Passiamo alle VE, quindi? Certo, ok. Allora. Tanto io intanto mi giro così me non metto in un angolo. Ok, ti metti in un angolo. Allora. Possiamo dire che il mio Dark Art è più figo, però. Eh? Il mio Dark Art è più figo.
Vabbè. Ho di tutta la vita. Bravo. Sì, vabbè, hai ragione. Però il suo marrone è merda. Ma non è vero, il mio è Dark Earth. Sì. No, il tuo marrone è merda. Sembra color di arrea. Ma non è vero. Vabbè, intanto tiro bene. Ma continua. Allora, VE, diretta concorrente StarCams, in quanto appunto, come abbiamo detto prima, i prezzi sono identici. Allora, qua abbiamo terza generazione e qua abbiamo detto quarta generazione. Sono identiche meccanicamente, sono identiche anche esteticamente. Per il 99% identiche esteticamente. Allora, seri, dobbiamo essere seri qua, ancora pronto. Papà. Attenzione. Ecco, proprio seri. Ho preso l'occhio, porca troia. Chi cazzo è stato? Qua nella parte retro della grip, la terza generazione è fissa, proprio è fissa. Perché la quarta generazione cosa c'ha? Ha spoilerato. Che strano. Allora adesso perde la parola e parli tu. Ok. Continua tu, Tetuzzo. Vai. Come stava accennando il nostro caro M, la quarta generazione, ovvero la mia, cioè la guanciata posteriore dell'impugnatura. Ne due. Intercambiabile. Due o tre. Con ben altre... Due o tre, non mi ricordo. Non si ricorda, non lo so neanche io. Vabbè, due sicuro. Due barra tre. Che cosa di 2/3? Fonda dietro. Si sostituisce semplicemente picchiettando con anche una brugola sufficiente il martello un perno di acciaio che va ad uscire. Noi stacchiamo la, chiamiamola guancetta. Il fondo della guancetta, il retro, prendiamo il retro. Il fondo è qua sotto. Anche il retro lo fa. Sì. Si mette l'altra, si rinfila il perno, si picchietta e gioca. Qual è la differenza tra le due? Allora, una è più cicciotta, esatto. Quindi a regola di logica, chi ha la mano più grossa andrà a mettere quella. Esatto. Chi ha la mano più snella va a mettere quella più sottile, accorciando così. Che è quella che troveremo in teoria in quella fissa, ok? Bravo, bravo. Io gli ho messo quella maggiorata perché mi piaceva di più, sinceramente. A lui piacciono le cose grosse. È tutto in proporzione, esatto. Vediamo qui anche la mia. Un'altra differenza. Anche la mia. Che direi che così, è la seconda che differenza. Palle. Anche la mia si può cambiare il fondello. Andiamo avanti. Dai il ciuccio, ma là. Che si caghi addosso. Il pulsante sgancio caricatore nella quarta generazione è maggiorato. È molto più grande. Maggiorato più grosso. Sì, sì. Invece il mio è proprio un rettangolino piccolino. Chi vuole sgrillettare un po'? Io no. Allora. Un'altra cosa, noi abbiamo la sicura qui sotto, lei ce l'ha? Sì, ce l'ho anch'io. No, non ce l'ho. Non ce l'hai. Bene. Io ho detto di non farci un video di merda, ma che è un video di merda questo qua, esatto. Povera StarCamps. Esatto. Adesso posso parlare io? Prego, No, la StarCamps si chiama StarCamps, quindi Stark come Iron Man, come e Arms come braccia di Iron Man, quindi la braccia di Iron Man, quindi Iron Man c'è 9x19 braccia. Ok, va bene. Bella e dì. Dopo questa notizia buona possiamo dire che noi non abbiamo i loghi serigrafati ma incisi direttamente sulla canna, dove noi possiamo andare ad applicare quell'uniposca bianco, a colorarlo e poi a tirare via l'esterno e lasciarlo perfettamente così. Ma come ha fatto il Biri? Da chi l'avrà visto? Per lui. Al Biri, figa. Il Biri. E quindi te lo picchiamo nel culo. Succhiami. Ma cioè, ragazzi, è meglio far fare un lavoro alla fabbrica, che ha lavori di precisione, che ha macchina di precisione, o al mero essere umano che può sbagliare? E quindi rovina. Lo smetto subito. Col tempo si rovina, come già si sta rovinando. Beh, io ce lo do un anno e mezzo. La scritta va via, qua non può andare via perché è inciso dentro, quindi non andrà mai via. A meno che la puccia nel gasolio, no, e la tiro su. No, perché se tu usi, voi dato che non usate fondine rigide, ovvio che non si rovinerà. Perché se usate fondine rigide, tu vai a scavare questo qua dentro. Ma cosa stai dicendo della fondina in plastica? Sì, hai ragione. Vabbè, comunque. Cercavo di trovare una scusa, puttana troia. La VE sta esaltando proprio così, bam 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 bam. No, che li sto lasciando esaltare. Ma spruzzo. Meccanicamente vabbè, sono uguali, sono eccelsi, da tanto che non usavamo eccelsi tutti e due, non è che StarCamps è una merda, è una buonissima pistola. La VE ha due tre piccole cose che sono migliori secondo noi. Però c'è da raccontare un aneddoto, vabbè. Tu c'eri quando è successo, vero? Sì. È successo? Era successo che io stavo scaricando il caricatore perché avevamo finito di giocare, mancavano 3-4 colpi. E la canna esterna che è unita all'otturatore. Esatto. Signoranzo, pure io. La canna esterna
Si è staccato dall'otturatore e mi è partito in avanti. Ha fatto puff! E puff è caduto per terra. Io allora, c'è da dire che anche senza canna esterna spara la pistola, Certo, si muore più la canna interna. Oh no. Quindi un colpo va qui, un colpo va esatto, qui, esatto, un colpo va lì. Esatto. Gira tipo Wanted. Per sparare spara. Yeah. Per sparare spara. Qua non c'è niente. Quindi ragazzi, volete evitare di comprare una pistola che al quinto sesto colpo. Stiamo usando il propano, sempre usato il propano, metti al quinto sesto colpo, parti l'auto. Ma se era da due anni che la sta usando. Sì, due, te tu la verità. No, è vero, ce l'ha un po'. Però. Non è vero, tutto dammi ragione, il padre. Sto cercando di saltare le lodi di questa una pistola. No, ci sta. Che dirò di più? Che dirò di più? Che dirò di più? Questo caricatore qua è il secondo che ho. Cioè, ce n'ho uno anche maggiorato, che è bello grosso, cazzuto, che è solo della Starcams, che va anche sulla sua, però vabbè, quelli sono dettagli. Ah, ah no, i caricatori della Starcams sulla tua non fanno finire il blocco, creare la fine. No, ma anche la mia a volte succede. Ah! Anche la tua. No, la mia no, di... mai, la mia mai. Sì. Mai successo. Ma cosa che faccia da casa? L'altro giorno eravamo giù e abbiamo provato prometto, la. Prometto, dirò che non dico. Non è mai successo. Il problema è che questa persona cacca col freddo. Questa va ancora, quella ancora vanno. Questa in inverno riempi il caricatore di 23, 24, 20 colpi. Carichi gas a bomba tenuto su in casa a 25 gradi, vicino al camino, anche un po' di più. Vabbè. Lo fili dentro, vai fuori dalla finestra, spara 10 colpi, poi fa. Te lo ricordi? Tu l'hai visto, anche sì, tu l'hai sì, visto. Sì, lo fa, sì. E butta fuori tutto quanto il gas. E iacula gas. Il nostro invece spara, sì, 10-15 colpi, ma non spara fuori il gas, no. Se la mantiene questo, dentro al caricatore. Questo, in inverno, che succede solo e soltanto in inverno, quindi normale. Freddi, meno male, sono costretto ad andare tutto fuori dalla finestra, regola. Spara 10 colpi, poi butta fuori tutto quanto il fottutissimo gas. Esatto. Allora... già che hai dato sparare, sparando a Dio queste adesso hanno una canna corta, ma 40 metri li facciamo. Tutte. Non voglio dire cazzate. Io tutte. Avevo OPH, avevo H, avevo bel gioioso a 40, 35, dai, facciamo 35. Bam! Dritto qua in mezzo agli occhi. Ehi là. Non ha fatto in tempo ad abbassarsi, che l'ho preso in mezzo agli occhi. Quindi, ho detto Tuzzo, tu cosa compreresti tra queste due, tra queste tre varianti di modello? Ci equivalgono, l'abbiamo detto. Alla fine... Si equivalgono la mia e la tua. Vero? E no, riandiamo a... Io c'ho la Starcams, quindi... No, dai, allora... non è che la Starcams è una merda, no, vale. Però ha quei due o tre difettucci che la VE non ce li ha. No, Starcams più bella, appunto. Per i loghi... A me piace questo logo qua. Ovvio, per i loghi sì. C'è il brand comando Cobra! Comando Cobra, motherfucker. Quindi ragazzi, soltanto per questo secondo me vale l'acquisto. La vale l'acquisto. Alla fine è una cosa oggettiva, decidete voi. Noi abbiamo fatto questo confronto e basta. Esattamente. Quindi ragazzi, non comprate la Starcams, se avete possibilità comprate la UE quarta generazione. E con questa notizia bomba, dai, se è tutto. Dai, almeno, perché vi ricordo che se vi è piaciuto questo video... No, facciamolo fare tutto. Ma non lo farà mai. Facciamo fare tutto, fallo tutto e tutto. Vai, dire. Se vi è piaciuto il video, mettete il polliciaccio up, in su. Ok. È già soltanto stato up. Madonna, la prima volta. Siamo poi internazionali, siamo. Poi? E poi ci salutiamo, commentate. Sì, dove? Sotto nei commenti, commentate. Sì, o se no andate anche... Su sto piffero dello commentare. Che ne so, magari vogliono andare su Facebook, perché abbiamo anche Facebook, Biri? Ci abbiamo Facebook, mi pare di sì. Mi pare di sì, forse abbiamo anche Facebook. Incredibile, ma esattamente così. Poi basta, sì, l'abbiamo detto malissimo, però alla fine sono quelle tre cose. Siamo stanchi, abbiamo fatto tre recensioni. Chi non lo è vero. Non è vero, questa è la prima. E ho spoilerato un po' quelle indietro. Sì. Cazzi loro. Che già usciranno. Ma è uguale. Boh ragazzi, dai, sei tutto. M pure? Ti anche. Stay angry? Stay biru. Bella zio. Vai a fare la voce come hai fatto prima, vai. Cari ragazzi, quasi mi sparano. Non era quella, era tipo orgasmo. Che se devo fare orgasmo? Tipo, che ne so, ma vaffanculo, va.